Stasera siamo con uno degli appuntamenti proprio di spicco dell'ottobre giapponese, perché il nostro presidente Marco Del Bene eh, terrà per noi una, una conferenza sul Giappone di Fosco Maraini. A partire dalla mostra che in questo momento è visibile, accessibile, relativamente accessibile, a Faenza, la Galleria della Molinella. Marco è professore di storia del Giappone, se non sbaglio, spero di non sbagliare, all'Università La Sapienza a Roma e ovviamente il lavoro, di, il lavoro e la vita di Fosco Maraini l'ha conosciuta non solo per interesse personale, interesse per il Giappone, ma anche in relazione alle, alle nostre attività all'attività dell'Ashig e in preparazione dell'ottobre giapponese non solo di quest'anno ma anche dell'anno scorso, visto che l'anno scorso abbiamo collaborato molto positivamente, è stata un'iniziativa molto bella e molto riuscita con una delle nipoti di Fosco Maraini, Muja Maraini, per un'iniziativa che ehm, allora in un altro tempo, in un'altra epoca era tutta in presenza e che speriamo di poter recuperare, insomma, iniziative di questo tipo. Per il 2021, ce lo auguriamo tutti. Bene, a questo punto io lascio la parola a Marco, che eh, ci presenterà appunto il Giappone di Fosco Foscomaraini. Prego, Marco, grazie. Ecco, grazie Gabriele di questa presentazione, eh, grazie a tutti voi di essere, di essere qui. Effettivamente è la mostra Endocosmo Maraini che abbiamo grazie a un prestito dell'Istituto eh, dell Giapponese di Cultura che ha in deposito questa mostra che è stata fatta per la prima volta due anni fa a Roma e adesso è, per la, è, è stata portata fuori da Roma eh, a Faenza in occasione dell'ottobre giapponese. Ed è una mostra eh, in cui ci sono 46 scatti realizzati da. Fosco Marini tra la fine degli anni 30 e la fine degli anni 80 del Novecento, quindi copre praticamente tutto quello che è stato il secolo breve del Giappone, e eh, che sono stati gli scatti selezionati all'interno delle migliaia e migliaia di scatti che eh, Fosco Marini ha realizzato durante i suoi viaggi e le sue lunghe permanenze in Giappone dalle due nipoti di. Fosco Maraini, le figlie di Toni, che è la terza figlia, la più piccola, che nasce dal, da, da Fosco Maraini e dalla moglie Topassi Aliata mentre loro sono in Giappone. E le nipoti hanno sentito quasi come una necessità quella di, di avvicinarsi alla figura così poliedrica importante, variegata del, del, del loro del loro eh, nonno e hanno eh, fatto eh, due operazioni secondo me molto interessanti. Mugia, che è anche una, appunto, come ha già detto Gabriele, una regista, una, una realizzatrice di, eh, di eh, documentari di, di video ha, ha realizzato un documentario molto bello sulla, sulla vita della famiglia e in particolare sugli anni di permanenza in Giappone che culminano con la tragica prigionia durante la seconda guerra mondiale che abbiamo avuto ospite l'anno scorso e poi insieme alla sorella Nur hanno fatto questa selezione quindi una selezione del tutto personale che ehm, divisa in alcune sezioni che adesso andremo a vedere, e che eh, ripercorre alcuni degli, non tutti, perché sarebbe impossibile in una mostra esaurire tutto quello che lega eh, Fosco Marini al Giappone e più in generale all'Asia. Fosco Marini è, è uno studioso, etnografo, etnografo antropologo, eh, viaggiatore e anche grandissimo fotografo, quindi le sue immagini sono estremamente interessanti. E eh, queste, questa, questa, appunto questa mostra è un po' un, un assaggio di quello che è il patrimonio così ampio e variegato della collezione eh, di Fosco Maraini. Collezione di Fosco Maraini che attualmente è conservata presso il gabinetto VSA a Firenze e ehm, consta di decine di migliaia di scatti, non solo sul Giappone, ma... Eh, nei suoi viaggi in varie parti dell'Asia e, e, e non solo in Asia c'è una bella bellissima anche sezione dei suoi viaggi in Italia in Sicilia dove si reca anche perché la prima moglie toparsi alleata è, è siciliana e, e, e quindi insomma è una documentazione davvero importante davvero interessante quindi ci è sembrato più che opportuno in quest'anno che ci ha costretti a rinchiuderci nel nostro particolare, invece, portare la testimonianza di questa persona che è un grande viaggiatore, amico di tutte le, le genti che incontra, che non valuta, non giudica secondo un metro di inferiorità e superiorità, ma di cui ha e ottiene il, eh, il massimo rispetto. Allora, queste se le sezioni della, della mostra, io non le rispetterò alla lettera durante questa presentazione ma sono eh, iniziano la mostra inizia con questa parte proprio su, relativa alla famiglia immagini scatti che a differenza di quanto vi dicevo prima non sono nel eh, patrimonio del gabinetto di esse, ma sono invece eh, di proprietà diretta della famiglia perché molto private qui vedete i, i, la famiglia Maraini che quando Appena giunta in, in, in Giappone, nel, nell'estremo nord del Giappone, nell'Hokkaido, eh, con l'obiettivo di, eh, di eh, raccogliere dati, fare una ricerca di carattere etno antropologico sulla popolazione che abita l'estremo il, il nord, nord del Giappone, cioè gli, gli Ainu, che sono appunto questa popolazione primitiva eh, i cui antenati, popolavano gran parte dell'arcipelago giapponese e che poi gradualmente, in epoca, in epoca storica, sono stati spinti sempre più verso nord da parte delle popolazioni più progredite, che sono poi quelli che costituiscono i progenitori dei giapponesi moderni di oggi. E eh, Maraini ha questa, ottiene questa, questa borsa di studio proprio per eh, andare a, a eh, fare ricerca sul campo. Quindi molto coraggiosamente, all'epoca il viaggio verso il Giappone non è certamente semplice, eh, si avve, eh, parte per nave, naturalmente, all'epoca il viaggio poteva durare circa tre settimane, un mese, anziché le, la mangiata di ore o meno di una giornata che si, si impiega oggi con l'aereo. E ehm, con la moglie Topazia e con la primogenita Dacia. E arrivano in, in, in Giappone. E, eh, nel 39, quindi eh, poco prima della, della, dello scoppio della guerra, in effetti. E probabilmente se avessero ritirato qualche mese la storia sarebbe stata completamente diversa. Il Giappone, dove arrivano, è un paese che ha. Eh, una connotazione abbastanza simile all'Italia, nel senso che è governato da un, da un regime totalitario piuttosto severo, e anche se la comunità straniera di cui i marini sono membri rispettati, anche perché all'epoca gli stranieri in Giappone sono pochi ha un po' uno status particolare e gode di una serie di, di, di libertà e di privilegi rispetto alla popolazione, alla popolazione normale giapponese. Eh, I maraini sono persone che non hanno mai avuto particolari eh, simpatie per il fascismo, quindi in qualche modo anche è un modo per sottrarsi a quelli che sono i vincoli eh, che esistono in madre patria. E qui li vediamo in questa scena di, eh, proprio di, di vita quotidiana familiare a tavola, in questa casa, che è una casa che è in Giappone, come vedete, ma è in realtà costruita ed arredata secondo gli stilemi europei. Perché proprio in quegli anni, anche, anche, anche nell'estremo nord, come nel, nell'Hokkaido, che è una zona che eh, incomincia a essere proprio colonizzata dal, dai, dal Giappone in quegli anni, prima Fino alla fine dell'Ottocento è stata una zona abbastanza selvaggia dove abitata in prevalenza proprio da queste popolazioni primitive, di Ainu, e si stabilisce anche una comunità straniera, europea e, e nordamericani. E vengono costruite le prime anche scuole di missionari e edifici in stile, in stile europeo. E appunto in uno di questi trova alloggio la famiglia, la famiglia Maraini. Un'altra eh, immagine. Molto, molto tenera, molto bella. Scusate, andate avanti. Torno indietro. E quest'altra immagine eh, che ci ricorda che siamo in Giappone per alcuni oggetti d'uso, tazze, teiere, che sono evidentemente giapponesi, ma che sono miste a oggetti invece in stile prettamente europeo. E poi naturalmente la casacca che indossa Topazia, che è evidentemente una, casacca, una, 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 una giacca giapponese. E quindi in questa, in questa, questa prima fase dell'esperienza dell di vita eh, della famiglia Mareni in Giappone, che poi proseguirà eh, trasferendosi nel cuore del Giappone a Kyoto, e tra Kyoto, Osaka e poi anche Tokyo, è una, un periodo felice in cui eh, la famiglia si allarga, come dicevamo prima, oltre a Dacia nascono anche... Eh, Yuki, la secondogenita e, e Tony, la, la più piccola e, eh, e diciamo vivono in una uh, condizione agiata e, eh, e rispettata con, la cosa non cambia con lo scoppio della seconda guerra mondiale perché Italia, Giappone e eh, Germania sono no, i, i, tre, i tre punti dell'asse tripartito e eh, e Quindi fino all'8 settembre del 1943 gli italiani, anche se sono bloccati in Giappone perché non possono più naturalmente rientrare, sono comunque trattati come amici ed alleati. Questa che vedete invece sono alcune immagini scattate durante questa prima permanenza dei Maraini in Hokkaido, nel nord del Giappone. E qui sono ritratti con i capi, gli anziani del villaggio, eh, di questo villaggio, appunto di questa comunità Ainu, che come vedete, almeno spero si, si riesca a vedere, in, ha delle caratteristiche anche genetiche che sono assai diverse da quelle della, dei giapponesi mainstream, dei giapponesi eh, che abitano l'arcipelago, il resto dell'arcipelago, perché sono, e sono, a parte i tratti somatici, sono anche... Gli uomini molto pelosi, mentre generalmente l'Asiatico orient, orientale medio, cinese, coreano, giapponese, che hanno un ceppo mongolico, sono generalmente piuttosto glabri. E sono invece sia per, le, eh, per i costumi e le usanze eh, simili alle popolazioni che abitano la fascia subartica del, del nord del globo, quindi quelli che vengono chiamati Inuit o, altre, o altri nomi generali per. Descrive proprio queste popolazioni nel nord del Giappone, nel nord del, del, del pianeta e quelle del Giappone non fanno eccezione, quindi sono popolazioni eh, che hanno una cultura solamente orale, che hanno, vivono di caccia e pesca, non, non praticano l'agricoltura, eh, vivono in, generalmente in queste capanne e eh, sono, eh, subiscono in maniera molto pesante l'impatto della civilizzazione, quindi già. Quando eh, Maraini arriva la prima volta in, Gia in Giappone e li studia, e è in atto un processo di eh, assimilazione culturale piuttosto violento, cioè l'identità culturale Ainu sostanzialmente viene negata da parte del governo giapponese che eh, li costringe a assumere nomi, identità, eh, imparare il giapponese e a integrarsi per diventare buoni sudditi dell'impero. E purtroppo questo è un processo che andrà avanti negli anni, tant'è che oggi, ahimè, il, la cultura Aino e anche la lingua Aino sono diventate lingue morte. Non si, non, secondo i registri dell'UNESCO, non vi sono più parlanti madrelingua autentici di lingua Aino, ci sono solo dei, eh, persone bilingue che magari hanno appreso, persone anziane che hanno appreso la lingua, però appunto in un ambiente bilinguistico giapponese e Ainu ma non ci sono, quindi praticamente è una tradizione che è andata persa, che adesso si cerca in qualche modo di preservare e ricostruire, ma eh, non è una, un caso, è un, una scelta dettata dalle direttive politiche del governo giapponese. In quest'ottica eh, la documentazione che raccoglie Maraini, anche fotografica, è di una importanza es estremamente eh, rilevante. Qui vedete proprio questi personaggi, eh, questi, tre, questi tre uomini che testimoniano questo passaggio, no? che incominciano a utilizzare abbigliamento anche moderno, anche in stile europeo, e quindi stanno un po' perdendo quello che è la loro identità, perché naturalmente con l'avanzare della modernità e del capitalismo che viene sposato in pieno dal Giappone, tutto quello che la società su cui loro avevano fino a quel momento organizzato la loro vita scompare. Queste sono due immagini che, hanno, che sono vicine anche nella mostra che sono state messe lì volutamente dalle curatrici, eh, i due nonni giovanissimi, molto, ancora giovani sposi e, ehm, che fanno questa esperienza in Giappone. Lei nel, nell'Hokkaido, lui che fa questo viaggio e sta andando verso, eh, in, è in treno e sotto c'è proprio. La dicitura, eh, il treno è diretto a Nagano, che è nel, sempre nel nord del Giappone, ma nell'isola principale dell'Onushue, dove sono state anche tenute le Olimpiadi invernali, se non sbaglio. E mi sembra molto tenera questa, questa accoppiata di immagini. Eh, questa invece è una immagine quando già la famiglia vive a Kyoto. Eh, e ci sono già le, le tre figlie eh, proprio sull'estrema sinistra c'è Dacia che tiene in braccio Tony e poi c'è l'altra la, figlia um, Yuki eh, che tiene in braccio una bambola e, e, e le, con delle amichette giapponesi quindi anche da questo si vede come sono perfettamente integrati nel tessuto, nel tessuto sociale eh, del Giappone di quegli anni e eh, festeggiano la, la, la festa delle, delle bambine, la Rokina Matsuri, in cui tutte le famiglie in Giappone mettono fuori queste bambole, una specie di, 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 di presepe, eh, diciamo come equivalente, non come valore religioso. Eh, in questo caso, è no, la, le, le bambole del, del, del corteo nunziale, che naturalmente in quegli anni, ma in qualche modo in parte ancora oggi, sono. Il, da, di buon auspicio per le femminucce perché eh, le, le, le augurano un buon matrimonio. E questa è, un è, è una di queste immagini che testimoniano questa prima fase di, per, di buona integrazione con, in Giappone. Tutto poi cambia purtroppo con la guerra e naturalmente dopo l'8 settem dopo, dopo settembre del 1943 eh, queste immagini, come anche questa in cui un po' Fosca Marini gioca a diventare gli stesso Ainu, eh, c'è un vuoto, c'è una cesura naturalmente, perché anche tutta l'attrezzatura, tutte le apparecchiature dei, dei Maraini viene sequestrata. Perché con l'8 settembre eh, i, i due genitori discutono anche anima, animatamente su cosa fare, perché eh, vengono. Eh, Ovviamente, interpellati dalla polizia giapponese, che chiede loro se saranno fedeli al re, quindi al Regno d'Italia, oppure se giureranno fedeltà, che è diventato un nemico del Giappone dopo l'armistizio, oppure se giureranno fedeltà alla Repubblica Sociale di Mussolini. E eh, l'aneddoto che raccontava anche, anche Maraini, che naturalmente loro decidono fanno la scelta più difficile perché sa, sanno che questo comporterà la perdita di qualunque privilegio eh, avesse, di qualunque privilegio di, di cui avessero goduto in Giappone e l'internamento in un campo di prigionia come nemici. E però alla, al, 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 al poliziotto che lo interroga eh, lui dice «Beh, come voi, scusa, se vi chiedessero se state con l'imperatore o con il primo ministro voi direste sicuramente con l'imperatore». E Quindi il poliziotto sorride, eh, dice sì, capisco il tuo gesto e mi condirà quello con te, e poi ti arre lo arresta naturalmente perché è diventato un nemico. E durante la prigionia, eh, non solo i marini naturalmente, ma tutti i prigionieri eh, che sono sottoposti, a civili che sono sottoposti a prigionia in Giappone, non è che se la passano molto bene, anche perché tutta la popolazione comincia a passarsela male. Perché siamo nella fase in cui il Giappone colleziona sconfitte una dopo l'altra, e dove le linee di approvvigionamento del Giappone sono tagliate, perché il controllo dei mari è passato quasi interamente agli Stati Uniti e agli alleati, per cui tutti se la passano male in Giappone, ma i prigionieri di guerra sono quelli che proprio all'ultimo gradino delle priorità del governo giapponese e rischiano anche proprio di, di morire di fame, hanno di grosse difficoltà e anche qui c'è quest'altro famoso e tragico aneddoto in cui eh, in un momento di violento attacco da parte dei, dei loro aguzzini, che li accusano di essere dei traditori, dei vigliacchi, dei eh, vili, no? eh, Maraini che stava apparentemente stava tagliando della, della legna, quindi è prigioniero sì ma... Può usare un'accetta per un mannerino per tagliare la legna. Prende questo mannerino e si, si, si mozza la, eh, la falange della prima falange del mignolo della mano sinistra. Che di solito è un gesto associato ai, ai, agli yakuza, ai no? mafiosi giapponesi che si tagliano, se la tagliano per assumersi una, eh, una colpa ed essere perdonati. Ma in questo, in, questo, in questo contesto, assume proprio un gesto di dire: No, io sono. Uh, altro che un vigliacco, no? io sono determinato a qualunque cosa pur di proteggere la mia famiglia, e pare che dopo quella, questo gesto, perché poi, per come la raccontava Marini, lui prende questo, questo pezzo di dito e lo scaglia contro i, il poliziotto che li sta tormentando, dopodiché ottennero rispetto e soprattutto ottennero cibo. Uh, questa immagine, quindi, è scattata subito dopo la fine della guerra, quindi dopo il 15 agosto del 1945, dopo la resa del Giappone. Eh, se, a seguito de, delle due bombe atomiche e dell'ingresso dell'Unione Sovietica in guerra contro il Giappone, che, che quindi fa maturare nella dirigenza giapponese la, la, la resa eh, la, la decisione di, di arrendersi perché non vi sono più speranze. Quindi queste sono, sono loro usciti, appena usciti dalla, dalla prigionia. e in eh, il, Le truppe americane arrivano eh, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Il 2 settembre viene firmata ufficialmente la resa del Giappone in una cerimonia eh, nella, Baia, nella Baia di Tokyo su una corazzata americana, e da lì quindi incominciano a, a, a fluire anche per i, gli ex prigionieri, beni di prima necessità medicinali, quindi la loro, la loro condizione migliora. Anche se poi non è semplice organizzare un rimpatrio, quindi, ancora per qualche, per qualche tempo loro resteranno in Giappone. E eh, ci sono alcuni scatti davvero intensi, fortissimi. Eh, L'ultima parte della prigionia della famiglia Maraini è nella città di Nagoya, che è una grande città più o meno a metà strada tra Osaka e eh, Tokyo, uno dei grandi centri urbani e centri industriali del Giappone, dove ha sede anche la Toyota, eh, con tutto l'indotto che produce. Quindi, è obiettivo. Di bombardamenti alleati molto intensi. E qui vedete proprio la, la, la famiglia. Intanto, uno degli effetti della guerra era che qualsiasi tipo di eh, pellame, gomma era sparito, quindi, le uniche calzature facilmente accessibili a tutti, compresi ovviamente i prigionieri, erano gli zoccoletti di legno alla giapponese, l'infradito alla giapponese. Infatti, vedete che tutte e eh, tre le bambine hanno questi nei piedi. E, eh, e anche vestiti probabilmente sono stati fatti dalla, dalla madre in qualche modo, insomma, quindi eh, sono usciti. Ma sono veramente provate da questa condizione perché, intanto, intorno a loro è tutta distruzione. Per di più, loro sono state anche soggette a un regime di privazione della libertà eh, molto pesante. E quindi c'è una, una, però, insomma, anche questo elemento ottimisticano questa famiglia che è riuscita a sopravvivere, tutti quanti sono riusciti a sopravvivere alla, alle crudeltà della guerra e eh, il, il mondo si riapre di fronte a loro. E questa, che è una delle mie immagini preferite, è la, giova, la giovanissima Dacia con sullo sfondo le, le, le macerie della distruzione, siamo sempre qui a Nagoya. Poi la famiglia viene, viene eh, rimpatriata, ritorna in Italia. Naturalmente nella, nella memoria delle bambine la prima parte della permanenza in Giappone, che era stata quella più piacevole, viene affiancata a una parte invece di violento e tragico ricordo del Giappone, quindi le, le figlie di Maraini questo gran piacere di ritornare in Giappone di, non l'hanno mai avuto, al contrario di Maraini che invece, eh, nonostante questa esperienza così, così tragica, eh, negli anni successivi, a più riprese, tornerà in Giappone per periodi più o meno lunghi per svolgere ricerche e per fare ehm, eh, realizzare anche dei servizi fotografici di grandissima importanza. E eh, negli anni, naturalmente, in quegli anni è molto complesso muoversi, quindi Marini riesce a tornare in Giappone tra il '53 e il '54. Eh, tenete presente che la, pri, il, il, la ripresa dei servizi. Che collegano eh, direttamente via mare ancora il Giappone con l'Italia risale al 1952, perché dal 1945, dal settembre del 1945 fino all'inizio del 52, il Giappone è sottoposto a occupazione militare americana. Quindi le relazioni, eh, anche gli scambi, i viaggi di beni e merci da Italia a Giappone diventano possibili solo dopo la fine dell'occupazione dell prima era veramente complicato a meno che non fosse personale connesso con gli, le attività dell'occupazione militare stessa cosa che naturalmente per gli italiani non era perché gli italiani come i giapponesi e i tedeschi erano i perdenti della guerra eh, nel 53 e il, 53, il 54 Maraini eh, torna in giappone torna, eh, nel, viaggia per il giappone e documenta uh, vari aspetti del Giappone proprio di quegli anni. Una delle cose che fa è tornare nell'Hokkaido nell'estremo nell nord del Giappone, e documentare quella che pare sia stato l'ultimo vero rituale officiato eh, da, da persone che lo, lo fanno non perché è una messa in scena per un pubblico, ma perché fa parte del loro costume, il rituale dello Yomade, cioè del sacrificio rituale dell'orso. L'orso che è una uh, entità benevole e protettrice per, il, per, il, per gli Ainu che però celebrano questo rituale, che ovviamente oggi scandalizzerebbe e scandalizzerebbe anche gli animalisti, di catturare un, un, orso, un orso giovane e di sacrificarlo, di ucciderlo, ma come forma estrema di, di, di glorificazione e rispetto. Quindi, queste sono immagini legate proprio a questo rituale. Poi l'orso viene messo in questa gabbia. Tutto il villaggio in maniera collettiva partecipa a questo rituale con danze, con canti, e poi alla fine il, viene simulato questo, questo combattimento con l'orso. Alla fine del quale, ahimè, per l'orso l'orso viene, viene ucciso e poi eh, le sue ossa eh, vengono messe nel cimitero delle, degli dei, degli orsi uccisi, eh, in funzione protettiva. E eh, anche di, di nuovo questa documentazione ha un enorme valore etnoantropologico perché eh, dopo questa, questa, eh, questo sacrificio che documenta Marini, per, eh, per quanto se ne è dato sapere, questo tipo di rituale non è più stato effettuato, quindi è, è veramente di, di grande valore. L'altro grande servizio che Maraini realizza in quegli anni, non è un servizio per playboy, forse si potrebbe credere, ma lui va nella isola di Hekura, che è nel mar del Giappone, a documentare un'altra un usanza molto particolare, cioè quella delle pescatrici, cosiddette pescatrici ama, che con questo abbigliamento estremamente succinto che vedete, si tuffano in profondità nel... nel nel mare eh, legate a una corda eh, per andare a pescare eh, crostaci, molluschi di, 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 di pregio, incluse naturalmente le, eh, le ostriche, nella, nella speranza di trovare delle perle, mentre quindi sono giovani donne eh, che fanno questo lavoro eh, in condizioni direi in apnea, e in condizioni come vedete senza protezioni, senza muta, senza nulla. E con gli uomini invece che stanno sulla barca in ruoli di, di, eh, di ausilio. E questa è una. Eh, non so sinceramente come Maraini viene a conoscenza di questa, di, questa, di questa popolazione, di questo tipo di pesca che viene fatta, che è una cosa tipica, non è lo non è, è standard per il Giappone, quindi è tipica, è tipica di alcune zone, tra cui questa addirittura. Ed è il primo eh, straniero, fotografo e studioso che va lì a documentare. Questo, questo tipo di pesca. Uh, vive con, uh, insieme con i, con i membri del villaggio, realizza anche, eh, lui e un, un piccolo gruppo di, di, di altre persone, realizzano degli scatti fotografici, realizzano anche un film e uh, grazie a questo, vedete qui una di queste pescatrici che ha uh, questo specie di coltellaccio a L che serve proprio per staccare. I, i, I molluschi dal fondo, dal fondo marino. Quindi un lavoro veramente pesante e gravoso. e ehm, Adesso, questo tipo di pesca in, in altre condizioni, ma più forse perché per, per, per finalità eh, turistiche, visto che questi luoghi sono diventati famosi anche grazie a Fosco Marini, viene ancora effettuato. Ma naturalmente, le, le persone che si immergono non lo fanno più con, questo, ehm, con questa scarsa protezione, ma indussa, indossando. Mute subacquee eh, ben più pratiche e eh, eh, che tengono protette il corpo eh, dal caldo e dal freddo. E ehm, Questo appunto è eh, una, un viaggio che ha anche qualche polemica da parte di studiosi, perché eh, Maraini si sì, fa questa documentazione, però poi non raccoglie tutti i dati statistici su queste famiglie, sulla loro attività. Quindi eh, c'è chi lo accusa di essere sì, un grandissimo. Bravo viaggiatore, uno, una persona in grado di scoprire luoghi eh, suggestivi e unici, ma poi invece di essere un po' approssimativo nel suo lavoro, nel lavoro scientifico, eh, perché non ha poi raccolto tutti i dati necessari a analizzare il senso di queste immagini che vediamo e forse è un'accusa un forse anche un po' ingiusta perché poi dati i limiti le questizioni di tempo e di risorse che aveva forse era un po difficile forse in parte non era nel, del tutto nella sua indole in ogni caso ci lascia una documentazione molto importante sempre negli anni 50 eh, nei suoi viaggi per il giappone eh, Maraini documenta questa eh, eh, questo Giappone che eh, ormai quello che si è scampato almeno dalla, dalla, dai bombardamenti della seconda guerra mondiale sta andando a mutare molto rapidamente. Questa è una strada del quartiere di Gion a Kyoto. Il quartiere di Gion era famoso per le, per le, ehm, le, le sale da tè, i luoghi dove si veniva servito il tè dove c'erano le, le Maiko, quelle che eh, all'estero sono conosciute come geisha. Queste, no, queste intrattenitrici, Geisha letteralmente eh, è persona d'arte, intrattenitrici che cantano, danzano eh, e in, allietano l'ospite con la loro conversazione, la loro amabilità e dove l'aspetto sessuale, anche se all'estero spesso è stato enfatizzato, in realtà è un, è un aspetto marginale e quindi non, non sono prostitute, ma sono intrattenitrici di. Eh, di grande qualità anche artistica. E eh, questo quartiere è il quartiere famoso dove, dove c'erano questi locali che offrivano questo tipo di intrattenimento, e, eh, che ancora oggi in parte sopravvive. Ma Kyoto, che è l'unica città del Giappone che non viene distrutta dai bombardamenti alleati per il suo patrimonio storico-culturale, poi viene sventrata negli anni, soprattutto negli anni 60. A partire dagli anni 60 dalla speculazione edilizia, tant'è che io ho avuto occasione di incontrare Fosco Marini un paio di volte, e l'ultima volta era, è stato al convegno dell'Associazione Italiana Studi Giapponesi, se non sbaglio, del 91 a, a Cortina d'Ampezzo, eh, dove Marini arrivò con una bombola d'ossigeno perché aveva già qualche difficoltà respiratoria, ma era di spirito sempre molto energico. E eh, intrattenne i presenti con questa sua accorata uh, lamentazione sul fatto che Kyoto, che per lui era la città più bella del mondo, quando lui l'aveva visitata uh, prima della guerra era proprio era stato folgorato dalla bellezza di questa città, ecco, e che era stata fortunosamente risparmiata dagli alleati, poi invece i giapponesi stessi ne avevano fatto scempio Costruendo edifici in cemento armato di, nessuna, di nessun interesse che rimpiazzavano le vecchie case di legno. E eh, se la donna tradizionale eh, era, era in kimono, poi in realtà, già, già negli, anni, negli anni prima della guerra, questa evoluzione era stata molto intensa, e quindi il ruolo della donna è iniziato a cambiare. Ma è solo dopo il 1945 che, esattamente come poi accade in Italia. Le donne in Giappone ottengono i, i, i diritti civili pari a quelli degli uomini, compreso il diritto di voto eh, e una riforma del diritto di famiglia che eh, le rende in tutto e per tutto, almeno dal, davanti alla legge, le, i, le usanze di costumi, come ben sappiamo che in Italia sono duri a morire: eh, le rende in tutto e per tutto uguali agli uomini e quindi eh, donne che poi eh, sempre di più assumono anche un ruolo indipendente eh, lavorando, abbigliandosi, sc facendo scelte che non sono per forza di cose eh, legate solo alla volontà maschile di un padre, di un marito o di un fratello maggiore. E quindi qui, qui si vede comunque un, un paese ancora eh, povero, segnato dalla distruzione in, in, in fase di ricostruzione, Oggi andare in giro per Tokyo e trovare una strada con una buca è praticamente impossibile. All'epoca invece è molto diverso. Se, se siete curiosi, c'è il, il celebre film di eh, Kurosawa Ikiru, Vivere, che è proprio ambientato negli stessi anni in cui vengono fatti questi scatti, e dove c'è no, questa rappresentazione di un quartiere di Tokyo dove c'è degrado e dove i bambini non hanno luogo dove giocare perché quello che dovrebbe essere il parco è diventato una specie di fogna a cielo aperto. E ehm, quindi negli anni 50 Marraini realizza questi scatti in cui eh, questo mondo fuggevole che lui ha conosciuto prima della guerra, pian piano, sta sparendo eh, a Kyoto e in altri luoghi invece è sparito in maniera radicale e rapida, è stato completamente sostituito da qualcosa di nuovo. A Tokyo soprattutto, no, che è stata... Eh, rasa al suolo eh, interi quartieri di Tokyo sono stati completamente inceneriti non dalle bombe atomiche ma dai bombardamenti convenzionali rinasce una nuova città totalmente diversa da quella tradizionale e quindi sì, si vedono anche qui questi qui è un po' facile il gioco dei contrasti perché in effetti anche in Italia anche, anche se ne andiamo in giro per le nostre città ci imbattiamo in luoghi ipermoderni e poi girando l'angolo ci vediamo San Vitale o il Colosseo o altre cose. Ma eh, questa è un'immagine eh, curiosa che evidentemente ha colpito anche la fantasia di, di Marraini: questo quest uomo, probabilmente un, un, un impiegato, un manager, perché uno che è vestito al, all'Europea con giacca e cravatta, è un professionista. Quindi, ma che poi sotto la pioggia. Eh, forse perché gli era prestato un negozio dove è andato, è stato sorpreso dalla pioggia. Va in giro con questo ombrello di carta di riso, okay. che è il, la il quintessenza della tradizione. Eh, poi ci sono alcuni scatti personali. Questo è una, un artigiano, un falegname, eh, che fuma la pipa. Una pipa, tra l'altro, tradizionale giapponese, quindi è, un, è particolare perché ha un, un braciere molto piccolo. Quindi una o due boccate la esauriscono e che guarda un po' con, no, in segno di sfida questo Maraini che lo sta fotografando, una bellissima immagine anche dal punto di vista eh, della composizione e, e, e dell'impatto grafico, che fa da pendante anche nella mostra quest'altra immagine a colori, a un, certo, a un certo punto eh, negli anni, tra gli anni 70 e gli anni 80 anche Maraini comincia a scattare anche immagini a colori, e... Eh, di questa che nella sua didascalia è la, è la, la geisha completamente, totalmente modernizzata, no? quindi una, in una, una performance in cui ci sono queste donne abbigliate in stile, in stile, in stile completamente tradizionale a partire dalle acconciature molto elaborate e complesse che naturalmente in Giappone nessuno usa più ma già da, da decenni e, e quindi è chiaramente fatta per un'occasione speciale e dietro le quinte, probabilmente in un momento di pausa, si, si beve una in realtà, che cosa stia bevendo? Non lo so, il bicchiere della Coca-Cola. Eh, ma eh, racconta di questo Giappone che eh, ha moderno che ha è una sorta di, to di, di, di torta mille foglie con diverse stratificazioni. Quindi c'è il substrato autoctono, c'è l'influenza cinese del continente asiatico c'è l'influenza europea a partire dall'Ottocento e poi c'è l'influenza potentissima degli Stati Uniti eh, che militarmente occupano il Giappone come dicevo prima dal, 52, dal 45 al 52 e quindi portano massicce dosi della loro cultura, del loro modo di vivere in Giappone e una di queste cose è la Coca-Cola e, e quindi questa è una specie di sintesi se vogliamo del Giappone. Del Giappone post bellico. Questa è un'altra immagine scattata a Tokyo negli anni Ottanta e come vedete qui proprio il contesto urbanistico è, è, è a parte caotico, nelle periferie di Tokyo sono periferie piuttosto anonime, specialmente di giorno, la sera magari si illuminano con i neon e diventano più, più gradevoli, ma di giorno sono piuttosto anonime e eh, dove eh, negli anni 60 e 70 c'è una forte ventata di rivolta giovanile, di movimenti studenteschi. Che poi va, va a scemare nei primi anni 70, e quindi le velleità di, di, di ribellione contro il, il sistema diventano più di tipo estetico-comportamentale. Quindi, con ragazzi che fanno i rockabilly piuttosto che i heavy metal, e probabilmente questo è un ragazzo che forse suona in una band o qualcosa del genere, che ha colpito la fantasia eh, di Maraini. E eh, chiude il nostro percorso quest'ultima immagine. Eh, siamo, non siamo più nella, nella vecchia Kyoto tradizionale, ma la nuova Kyoto frenetica di oggi, eh, dove c'è questa, questa Maiko, questa intrattenitrice no, che sta andando, eh, che oggi sono diventate dei... dei eh, delle attrazioni turistiche, quindi i turisti si fermano per la strada quando le vedono per coprire gli scatti che sta andando a, da qualche cliente in qualche locale a, eh, per, per, per intrattenere un cliente. Quindi lui l'ha fotografata, ma è venuta questa foto probabilmente mossa perché ha avuto poco tempo per inquadrarla, ma che in qualche modo diventa una sorta di simbolo di questo, di questo sfocamento del, del vecchio Giappone. E del, di un nuovo Giappone che avanza, che, in cui il vecchio ha sempre, ha sempre meno posto. E l'ultima immagine che vi, con cui vi vorrei lasciare è proprio questo bel ritratto di Fosco Marini negli anni 60, quindi, già un uomo adulto eh, che ha eh, vissuto eh, molto l'esperienza del Giappone, lo conosce e che ci guarda. Con questo sorriso tra l'ironico e il beffardo, come era senz'altro lui come personaggio, no? che si chiamava autodefinirsi eh, il cittadino lunare in visita alla Terra, no? il ciclovit, eh, cioè qualcuno che eh, non tanto per elevarsi al di sopra degli altri, ma per dire: eh, Sono un osservatore eh, attento e ammirato di questo mondo, di questi esseri umani che amo tanto. E che sono così bizzarri, ma che mi incuriosiscono come se fossi un, un, un lunare disceso sulla, 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 sulla Terra. E che forse c'è anche un'influenza giapponese perché i miti delle, di creature leonari, lunari che scendono sulla Terra per vivere tra gli esseri umani ce ne sono a, parti, a partire da Kaguya Hime, e quindi forse anche un omaggio a questa sua seconda patria che è stata il Giappone. Bene, io eh, in, eh, con questo concluderei la uh, presentazione. Uh, vi, intanto vi ringrazio per l'attenzione. Non so se vi sono qualche curiosità, domanda o richiesta. Applausi. Grazie, grazie, grazie. Marco, se qualcuno desidera. Rivolgere delle domande a Marco, credo che lui sia qui anche per risponderci. Eh, io ne avrei una, però, se, se qualcuno tra, tra voi eh, vuole farlo, può farlo ora direttamente, anche in voce oppure scrive sulla chat e poi io gli do, do la parola, in attesa che qualcuno Sempre che ci siano domande, io ne avrei una per cui gliela faccio subito. Okay. Una, non ho mai compreso, ma per, per, per ignoranza mia, perché non ho mai approfondito la questione, sempre che poi una risposta ci sia. Eh, da, quest, da qui la mia domanda: eh, Per quello che tu sai, Maraini, che parte per il Giappone portandosi dietro la famiglia per studiare gli Ainu, lo fa con un intento. Cioè lo fa con l'autentica la, volontà di dare un contributo scientifico alla conoscenza su questa popolazione? O è un ragazzo, insomma, un giovane adulto che coglie la palla al balzo e parte all'avventura, insomma, in un mondo che lui non conosce perché aveva questo spirito, questa volontà di scoperta? Te lo chiedo perché, al di là del, 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 di questi reportage fotografici di cui tu stesso ci hai parlato, di cui abbiamo un esempio. Alla mostra adesso a Faenza, io non ho, eh, non mi è chiaro se poi Maraini quale fosse l'intento di Fosco Maraini nello studio degli Ainu, oltre alla documentazione fotografica e forse anche alla documentazione scritta, immagino che ne abbia lasciata. Se, per esempio, Maraini avesse, che so, in mente in animo di dare un contributo. Alla salvaguardia di quella che ancora allora era una cultura viva per quanto no, non c'era niente di pericolo, eh. oppure no? Ecco, non so se, se hai se sì. hai qualche cosa da dire. Se, se, se tu hai scoperto qualche cosa in merito, tu che io non, ammetto di non essere un, un biografo di Marraini, quindi ho, ho letto qualche cosa, ma non nel dettaglio. Certamente lui parte. Eh, Convinto di fare uno studio, cioè con l'intenzione di fare uno studio serio e dettagliato. Tra l'altro ho ottenuto anche una borsa di studio per fare questa cosa. Quindi è anche, diciamo, in qualche modo tenuto a produrre qualche come si usa adesso dire nell'università nell italiana, dove no, gli elementi devono produrre prodotti, eh, e quindi produrre qualche cosa, una ricerca anche lui, e ehm, in realtà lui è stato ha questo rapporto complesso con quello che è il più importante degli studiosi dell'Oriente italiani degli anni, di quegli anni, cioè Tucci, che è direttore dell'ISMEO e che è un esperto però di, di Asia Centrale e soprattutto del Tibet. Tant'è che in effetti il primo grande viaggio di ricerca a cui Maraini partecipa è questa spedizione Tucci che, eh, viaggia nel Tibet e che raccoglie una gran quantità di materiale materiale anche eh, eh, di valore artistico testi e eh, Maraini eh, non, che comunque ha già fatto degli studi ma non, non viene riconosciuta da una caratura di studioso essendo giovane viene aggregato come fotografo ufficiale della spedizione quindi lui fa il fotografo della spedizione Tucci e eh, eh, a seguito di questa sua esperienza, fa delle immagini molto belle, molto, eh, e accattivanti, e a seguito di questa esperienza, poi scriverà questo libro, Segreto Tibet, illustrato anche da sue immagini, che eh, gli danno una notorietà universale. Questo, questo, questo segreto Tibet, a differenza dei testi, magari anche molto dotti che faceva Tucci, che comunque è eh, il prototipo del dell'orientalista tradizionale, no? quello che si avvicina alle culture asiatiche, eh, quasi come se fosse il, 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 il biologo che studia un, uno, strano, una che, uno strano essere eh, diverso da sé, quindi ha questo, questo atteggiamento coloniale, in qualche modo, c'è in Tucci. Eh, mi pare invece del, quasi del tutto assente in, in, anche nel giovane Maraini che ha questa curiosità vorace, e, e quindi questa cosa, tra l'altro, secondo le, le, le leggende abbastanza fondate, devo dire, eh, eh, rende Maraini sgradito a Tucci. Eh, che è invidioso appunto di questo suo successo di Segreto Tibet, che viene tradotto in, in inglese, in francese, in tutte le lingue del mondo, e ha un gran successo e quindi eh, il, il, lo mette anche in una già il mondo accademico è piccolo oggi figuratevi negli anni, negli anni 30 eh, lo mette in una situazione un po' difficile insomma di, per proseguire anche una carriera di carattere accademico universitario quindi probabilmente questa occasione di andarsene via dall'Italia e farsi una bella ricerca magari farsi anche un nome facendo una ricerca sui, sugli Ainu la eh, l'accoglie volentieri poi eh, indubbiamente Maraini è uno che Ama il viaggio, l'avventura e, e confrontarsi con l'imprevisto. Quindi, lui si catapulta in Giappone senza essere un esperto, cioè si sì, è fatto degli studi prima. Ma anche i documenti che all'epoca sono presenti fuori del Giappone sugli Ainu e in parte anche in Giappone sono veramente pochi. Quindi, da tutti i punti di vista, lui è un pioniere perché questo popolo, è per, per, per il governo giapponese, è assolutamente. Eh, non sono indifferente, ma poi impegnato a cancellarne l'identità culturale, quindi non solo non si pone il problema di studiarli, si pone il problema di come fare per, per assimilarli e cancellare la loro, la loro identità. Per cui eh, io non so, forse c'è questa eh, vena anche dei de, de, de Maraini eh, amanti invece della libertà e. E campione delle, delle cause dei deboli, no? quindi in qualche modo andare in, uscire da un'Italia fascista, andare verso un Giappone che comunque è un Giappone totalitario per dedicarsi allo studio di una minoranza a cui viene negato tutto, persino l'identità, è anche, almeno a mio parere, anche una, una uh, affermazione di tipo politico. Quindi sicuramente, essendo Maraini un personaggio. Eh, con tante sfaccettature, probabilmente gli, i vari elementi che anche tu hai ipotizzati ci sono tutti all'interno di questa sua decisione di, di prendere armi e bagagli, famiglie e andare, andare in Giappone. E certamente l'incontro con gli Aino, l'incontro col Giappone, poi cambia, cambia la sua esistenza, cambia la sua vita. Tant'è che la sua seconda moglie poi sarà giapponese. E eh, in qualche modo anche se si, si continua a interessarsi di altre parti dell'Asia, però da quel momento in avanti il Giappone diventerà l'oggetto primario del, dei suoi studi e delle sue ricerche. Poi, in effetti, anche negli anni successivi, eh, Maraini, all'interno del mondo accademico italiano, è stato sempre in una posizione un po' eccentrica. Eh, e eh, in particolare i rapporti tra Maraini e Prima eh, l'ISMEO, cioè l'Istituto degli Studi per il Medio e l'Estremo Oriente, che era stato diretto per lunghi anni da, da Tucci, e poi con l'ISIAO, l'Istituto per l'Asia eh, e l'Oriente, che eh, sostituisce questo primo istituto, sono sempre stati piuttosto tesi. Insomma, in qualche modo eh, gli allievi di Tucci non è che vedessero di gran buon occhio e viceversa, no? quindi c'è questo. Eh, questo anche con, con un aspetto che di cui va tenuto, che va tenuto presente grazie non so se altri abbiano altri altre abbiano voglia di, di fare una domanda a Marco <coughs> se no guardate io ricordo a tutti voi a tutti noi di tenere d'occhio il programma dell'ottobre giapponese 2020 sui social, quindi Facebook, Instagram e i social che voi utilizzate. Ehm, devo ricordare però, non mancare di ricordare, che il prossimo appuntamento dell'ottobre giapponese, che vedrà sempre la presenza di Marco del Bene insieme a, a, a me, ehm, per giovedì della prossima settimana, il 22 di ottobre alle ore 21, Mishima a Faenza, al Cinema Sarti, Mishima 1970-2020: Il corpo in presente, in occasione del cinquantennale della morte di Mishima Yukio. Um, L'occasione sarà quella della proiezione del film Patriottismo, diretto e interpretato dallo stesso Mishima Yukoku in collaborazione con il Cine Club Raggio Verde. Marco e io presenteremo, diremo qualcosa su, su Mishima, più che, più che sul film, perlomeno nel mio caso, e speriamo che anche date, nonostante le difficili condizioni in cui ci troviamo tutti quanti in questo periodo, Qualcuno abbia voglia di uscire di casa e di venire, di venire a alzarti quella sera. Ecco, per prudenza. Eh, consigliamo a tutti di prenotare. Credo che la cosa migliore da fare sia contattare il Cineclub Raggio Verde e mh, far sapere a loro che eh, si vuole venire il 22 a Faenza. alle allora, ore 21: per... 21. Okay altri, Marco stesso, altri abbiano qualcosa da chiedere o qualcosa da dire sì, forse sì, forse no, forse se no, no, se, no, se, no se no, io credo che ci possiamo seguire qui ringraziamo ancora una volta Marco per la sua presentazione, la sua conferenza grazie grazie a tutti voi allora. grazie di essere stati qui, appunto vi aspettiamo io e Gabriele sperando che la situazione Covid non precipiti e che gli, gli eventi in persona come hanno voluto fare coraggiosamente gli amici del Raggio Verde non vengano proibiti e, o limitati in maniera estrema. Quindi, sì, l'evento del 22 è organizzato da, dagli amici del Raggio Verde. Quindi fate riferimento a loro e uh, sarà al cinema Sati per capire se è necessario, utile opportuno prenotare se siete interessati. Grazie ancora.